Ciao! Allora, in questo video volevo parlare del microblading. Sapete che io l'ho fatto nel marzo-aprile del 2018, ho fatto il touch-up recentemente, quindi volevo dirvi appunto le mie impressioni. Cosa è successo, cosa non è successo, com'è andata il touch-up. E qui sotto vi lascio il link del video in cui io parlo per la prima volta, la mia prima esperienza con il microblading, se volete appunto andare a dare un'occhiata. Quindi ho fatto il touch-up dopo un anno e mezzo. Ascoltandovi, leggendovi, ho letto cose diverse. Credo che poi sia veramente dipenda da chi fa il microblading, chi lo esegue e dalla persona. Ho letto di ragazze appunto alle quali è durato veramente poco, e altre è durato più o meno quanto me prima di fare il touch-up. Comunque lo ripeto, credo che dipenda da persona a persona. Io l'ho rifatto appunto dopo un anno e mezzo, credo che sia. Perché? Perché iniziavo a vedere che c'erano proprio, avevo degli spazi in cui non si vedeva praticamente più. Adesso non ero praticamente tornata a come ero prima, assolutamente no. Cioè, anche senza trucco comunque non era male. Però sicuramente volevo dare un po' più di definizione alle sopracciglia. Sono tornata sempre dalla stessa persona perché mi sono trovata molto bene con lei e quindi insomma, perché cambiare team? Come che dicono, il team vincente non si cambia, qualcosa del genere. Comunque, e quindi sono tornata. Allora, quanto ho impiegato? Ho impiegato più o meno 45 minuti, più o meno. Sempre il procedimento subito dopo è stato lo stesso. Mi ha chiesto, e anche lì ci sono ragazzi che mi hanno detto: no, ma che io invece ho applicato. Lei mi ha detto, e per me ha funzionato. Mi ha detto come la prima volta, mi ha detto di non lavare le sopracciglia. Quindi in questi 10 giorni ho praticamente usato il tonico, le salviettine per pulirmi, e assicurandomi appunto che non toccassero le sopracciglia. E cos'altro? Sì, si sono formate le crosticine. Devo dire che forse, credo che le crosticine forse un po' meno rispetto alla prima volta, e potrebbe essere anche insomma una cosa normale. Ovviamente questo è un touch-up, quindi non c'è bisogno del ritocco, anche se credo insomma che possa essere una cosa possibile. Magari uno fa il touch-up, però rimangono appunto dei punti in cui non è perfettamente visibile. Il mio risultato, io sono contentissima del risultato. Cosa ho fatto di diverso? Ho chiesto di farle un pochettino più spesse e un po' più scure. E devo dire che non appena, ragazze, vi farò ridere, non appena le ho fatte per quasi tutti e 10 giorni, le sopracciglia erano orribili, nel senso che sembravo Marrabbio. Avevo queste, vi giuro, vi giuro, vi giuro. Mio figlio, quando mi ha visto, quando sono tornata, mi ha visto e mi ha detto: ma hai le sopracciglia da uomo? Anche se ci sono uomini che hanno delle sopracciglia, insomma, abbastanza sottili. Ragazze, da morire. Io all'inizio mi sono veramente spaventata, perché ho detto: oh mio Dio, mi sono rovinata. Però con il tempo, lei, beh, praticamente, la grandezza e il fatto di essere più scure è incredibilmente visibile, si nota subito quando le fai, perché esci con queste sopracciglia. Quindi non spaventatevi se capiterà anche a voi. Esci con queste sopracciglia nere e grosse che sembri veramente Marrabbio. Poi no, scurissime, vabbè, lasciamo perdere. Però era veramente disperata. Infatti non ho fatto nessuna storia, perché proprio perché ho detto, cioè, mi sono rovinata, ero talmente triste dentro che non avevo voglia di fare niente, veramente. Poi però per fortuna, infatti l'ho chiamata, gli ho detto: ma
mi fa no, no, tranquilla, andrà via, poi se vuoi puoi tornare, le ritocchiamo, mi fa comunque tu aspetta che le crosticine vadano via e vedrai il risultato. E infatti è stato così. Ho chiesto di farle più scure perché? Perché ogni volta io comunque tendo, allora mi piacciono quando non sono truccata, adesso mi piacciono ancora di più perché sono un po' più scure, quando non sono truccata, però quando mi trucco, soprattutto quando faccio un trucco occhi un po' più intenso, oppure in generale mi piace sempre scurirle un pochettino. Ovviamente, e l'ho fatto anche con questo trucco, cosa succede? Innanzitutto applichi il fondotinta, quindi il fondotinta a contatto con la pelle, che comunque pelle tatuata, è come se fosse, dà un colore che è un po' grigiastro, il risultato con il nero, e quindi sono lì un attimino a ritoccarle, ma in maniera super veloce. Il fatto che le ritocchi comunque è un ritocco davvero veloce. Se io dovessi disegnare e riempire le mie sopracciglia come ho fatto prima ancora che io effettuassi il microblading, ci metterei, è una palla, anche perché lì no, sono abbastanza precisa, mi piace essere precisa, quindi adesso impiego veramente, cioè, un minuto per fare entrambe le sopracciglia con un pennellino, magari di quelli. E ne ho comprato uno Ardell che è molto buono, è proprio per fare, sapete, fa tipo mini schwack e comunque lo faccio abbastanza veloce, però il risultato è molto carino. Quindi mi ha fatto male? Sì, mi ha fatto male. Mi sembra che il ritocco la scorsa volta mi abbia fatto un po' più male rispetto al microblading, al primo trattamento. E devo dire che sì, insomma, non è proprio piacevole. Io non so adesso cosa abbia usato, mi applica sempre questa crema che credo che serva per anestetizzare l'area, però boh, non lo so, lo sento comunque, non è proprio piacevole, almeno per me è come se facessi un tatuaggio, soprattutto in certe zone, e io insomma sono abituata ai tatuaggi. E quindi dipende sempre dal vostro grado di tollerabilità, però non è niente insomma che ti metti a gridare, no, almeno per me insomma non è così, però non proprio piacevole. Ne vale la pena? Assolutamente sì, soprattutto quando sono struccata, avere le sopracciglia già definite dà un aspetto al viso decisamente diverso, insomma. Io poi appunto non sono fortunata, non sono mai stata fortunata, non ho mai avuto delle sopracciglia folte, dice ah no, fortunate voi che le avete, io purtroppo no, quindi aver fatto questa cosa mi ha sicuramente agevolato l'applicazione del make up, facilitato, diminuito la durata del tempo in cui io impiego per applicare il make up, quindi assolutamente sì. Però ci tengo a dire un'altra cosa: come sempre assicuratevi che sia una persona, guardate le foto del prima e del dopo, oppure andate da una persona magari che vi consiglia, un'amica che l'ha fatto, si è trovata bene, perché Chloe sta abbaiando. Come ho detto anche nel primo video, no? È un trattamento che poi vi resta per tanto tempo, quindi volete essere sicure, è importante appunto essere sicure che si tratti di una persona, di una professionista o di un professionista, di una persona che appunto sa quello che fa, insomma potete vedere delle foto del prima e del dopo. Credo di avervi detto tutto e niente, vi mando un grande bacio, come al solito se volete lasciateci i vostri commenti, le vostre esperienze, mi fa sempre piacere leggervi. Un bacio, ciao!